Eccomi qua, scusatemi. Allora, buonasera a tutti, siamo qui con iCIM ancora una volta per proseguire il nostro percorso sullo sviluppo e di quello che sono le competenze, i tools e quello che serve, a nostro parere naturalmente, delle PMI al fine di sviluppare la PMI stessa in un momento particolarmente delicato, ma devo dire anche particolarmente stimolante e interessante, storico che stiamo vivendo. La crisi pandemica, la crisi, al di là naturalmente ci mancherebbe del disastro umanitario, che questo non è questa la sede per fare nessun commento su questo disastro, ma parliamo da un punto di vista industriale, da un punto di vista aziendale, è tutto meno che risolta, quindi ci sono sicuramente delle situazioni che vanno gestite, vanno assolutamente messe a fuoco, ed ecco per la ragione per la quale oggi siamo qui, in un percorso dove oggi vede porre l'attenzione sul tema delle risorse umane. Voglio ringraziare Gianluca Sardelli, che è il coordinatore del team che si occupa di questi temi, un team fondamentale perché prima di tutto le persone. Noi iCIM è un'associazione di persone, le aziende sono prima di tutto persone e poi dopo macchine, impianti, brevetti, automazione, digitalizzazione, dopo. Prima sono persone. Quindi l'attenzione sull'elemento della risorsa umana, della risorsa umana è fondamentale. Oggi, in questa sera, come sempre, abbiamo chiamato degli esperti, persone che hanno ognuno l'attenzione su alcuni temi, quindi cerchiamo di portare, come sempre, come è nello stile iCIM, elementi tali per cui chi è in uditorio stasera esce da questo incontro con in tasca degli elementi per domani mattina di utilità, che sia un imprenditore, che sia un consulente, che sia un manager, però da qui sicuramente domani ha idee per lo sviluppo. Tra l'altro oggi vi aggiorno sul fatto che le alleanze di iCIM stanno crescendo, quindi abbiamo tante associazioni, comincia a essere sempre di più il numero delle associazioni, nostre alleate, nostre amiche, che poi prendono queste registrazioni e le riportano sui loro canali media e di comunicazione. Le risorse umane, ho già detto prima, elemento chiave, elemento fondamentale. Voi sapete che il modello di sviluppo industriale di iCIM è fatto di uno, organizzazione di base, okay, con tutta una serie di tools, poi c'è quello di sviluppo strategico internazionale e di espansione delle aziende per poterle mettere nelle condizioni di competere sui mercati internazionali. L'elemento risorse umane è fondamentale, quindi ci siamo nel nostro modello, che è il modello che portiamo avanti e sul quale insistiamo, cioè il bene delle PMI è il bene del paese. Perché le PMI abbiano un bene, un beneficio, è necessario che abbiano le risorse umane adeguate allo sviluppo industriale, quindi all'interno del piano strategico di un'impresa, che non è il business plan standalone, è il piano di sviluppo strategico, cioè cosa sarò fra 3 anni e come ci arrivo e con quale modalità. Noi diciamo, aggregandosi, guardando all'internazionalizzazione, alla digitalizzazione, ma anche, soprattutto, alle risorse umane. Quindi un management dedicato allo sviluppo strategico, poi da una persona a tante persone in base alla dimensione dell'azienda, ma con un occhio, una grandissima attenzione allo sviluppo delle competenze, della motivazione e del coinvolgimento delle risorse umane. Di oggi questo parleremo chiaramente in modo verticale e parleremo anche della contaminazione, cioè l'utilizzo delle nuove tecnologie per favorire appunto queste nuove leve strategiche. In particolare su una cosa che ci sta particolarmente a cuore, che è l'XR Manager. L'XR Manager che cos'è? L'XR Manager sono figure professionali che noi in iCIM vediamo per il futuro, sono nuove figure professionali che nasceranno all'interno sempre di un piano strategico di un'impresa, che sono figure che conoscono le tecnologie digitali, le famose le cosiddette tecnologie abilitanti, e sono in grado di portarle all'interno dei processi di un'impresa. Non sono softwareisti, non sono super tecnici, sono manager di processo, okay, middle o top manager, che conoscono le tecnologie abilitanti, le padroneggiano nel loro utilizzo e le portano all'interno dell'impresa. Queste sono figure che sono di grandissima rilevanza oggi e lo saranno sempre di più nel futuro. Grazie quindi
A tutto questo, e grazie anche al seminario di oggi, quindi di nuovo ringrazio Andrea, Gianluca e anche tutti i relatori, parleremo quindi di queste leve strategiche operative, nella speranza chiaramente di dare degli elementi di stimolo e di sviluppo sempre in un arco organico e coordinato, che è quello appunto della strategia che AICI vuole portare avanti per il tempo. Quindi lascio la parola assolutamente al primo relatore, anzi a Gianluca, direi, il coordinatore del tavolo, ringraziandolo di nuovo, e poi io sono sempre qui per i saluti finali. Grazie Presidente, adesso vediamo di far partire lo schermo, condividi, presentazione, avvia presentazione. Vai. Bene, buon pomeriggio a tutti, grazie a Gianmarco Biagi per l'opportunità. Io sono Gianluca Sarrelli, sono un socio fondatore di AICI, componente del board, coordinatore del tavolo sviluppo competenze e risorse umane, consulente di management e titolare dello studio Sardelli. Oggi pomeriggio parleremo dell'inserimento di un collaboratore in azienda, attività purtroppo tante volte non curata con l'attenzione che dovrebbe. Io vi parlerò di come creare il contesto corretto. Il contesto, la lettura del contesto, la creazione del contesto è la cosa sempre fondamentale in qualsiasi attività noi andiamo a fare. Il contesto in cui ci muoviamo. L'azienda è un sistema complesso, ci sono tante maniere in cui l'azienda viene rappresentata, ma sicuramente sappiamo che l'azienda è un'interrelazione di tutte quante le parti che la compongono, e da questo tipo di concetto non possiamo prescindere, perché altrimenti non capiremo quello che dobbiamo fare o quello che c'è bisogno di fare. Per funzionare correttamente occorre che tutte le parti che la compongono siano sempre in perfetto equilibrio. Quindi il sistema e l'equilibrio delle varie parti sono due cose fondamentali. Capite bene che l'inserimento di un nuovo collaboratore potrebbe andare a generare problematiche su questi aspetti. L'inserimento di un nuovo collaboratore, se viene fatto in modo superficiale, senza utilizzare tutta la cura che un'attività come questa necessita, può trasformarsi in una criticità. Criticità sia da un punto di vista economico, perché la selezione di una persona è un costo, la sua formazione è un costo, il suo inserimento è un costo, e se questa persona non si fidelizza, quindi non ha piacere di restare all'interno di quell'azienda a lavorare, questo poi genera un turnover che non è positivo per l'azienda. Ma abbiamo anche una criticità che si potrebbe generare nella relazione con le persone, quindi su quello che è l'aspetto sempre più importante all'interno delle aziende moderne, che è quella del clima organizzativo. Tante volte al team organizzativo non si dà molta attenzione, ma è la cosa fondamentale, perché va ad agire sugli aspetti di tipo motivazionale delle persone. Cosa serve dunque per fare al meglio questa attività? Per avere buona probabilità di scegliere la persona giusta, come si fa? Cosa deve fare l'azienda per costruire un processo corretto? Queste sono le tre domande a cui l'imprenditore dovrebbe dare una risposta. E la risposta che diamo noi è: prima di tutto occorre definire cosa si sta cercando. Serve quindi una job description della posizione che dovrà essere ricoperta dal nostro candidato. Se non sappiamo cosa stiamo cercando, trovare il collaboratore giusto diventa una questione di fortuna. La job description però non è una roba che viene calata così e per magia appare e ci dà la soluzione. La job description è il risultato di un lavoro di organizzazione di base che è stato fatto nell'azienda. La job description descrive da una posta organizzativa. La posta organizzativa fa parte di un organigramma che deve descrivere realmente come funzionano le cose e la dinamica comunicativa all'interno dell'azienda. Non deve essere semplicemente un pezzo di carta appeso al muro fatto ad uso e consumo degli uomini della qualità. La qualità deve essere fattiva, e quindi l'organigramma deve essere la rappresentazione dell'azienda. Ma per costruire un organigramma devono essere chiari gli obiettivi, quindi mission, vision, valori e strategie devono essere definiti e devono essere soprattutto comunicati a tutte le persone che lavorano in azienda. Allora, iniziamo a vedere le caratteristiche del collaboratore. La prima caratteristica che dobbiamo andare a cercare è la verifica delle competenze, le skills del candidato. Se dobbiamo lavorare ad un centro di lavoro, quindi abbiamo una persona che deve ricoprire quel ruolo, la competenza specifica che dovrà avere è
saper fare a lavorare a quel centro di lavoro. Se dobbiamo prendere un commerciale che si deve relazionare con un cliente cinese, beh, bisogna che questa persona sappia il mandarino, perché comunque quando parli con un cliente devi cercare di metterlo a suo agio e quindi devi cercare di parlare la sua lingua di origine. Quindi, in base a quello che noi dobbiamo fare, e sono cose scritte nella job description, noi dovremo andare a vedere la prima cosa le competenze specifiche, distintive, le competenze hard. La seconda cosa che dobbiamo andare a vedere è la verifica della corrispondenza tra valori personali e valori aziendali. Ciascuno di noi ha i propri valori che sono il risultato del proprio processo di socializzazione primaria, socializzazione secondaria, formazione e via discorrendo. Ma anche tutte quante le aziende hanno dei valori, tante volte purtroppo non esplicitati. Capite bene che se la corrispondenza tra i miei valori, i valori aziendali, non c'è, io non mi troverò bene dentro quell'azienda, anche se ho le competenze distintive specifiche che potrebbero servire a quell'azienda. Quindi verificare questo tipo di corrispondenza è un passaggio molto importante. Terza caratteristica, verifica della capacità di lavorare in gruppo, il team. Sempre di più i lavori vengono fatti in team, la logica fordista, taylorista della catena di montaggio non c'è più. E lavorare in team non è una roba che si impara a scuola, purtroppo. E quindi bisogna che questo tipo di capacità o di attitudine della persona sia verificata e sia misurata. Quarta caratteristica, verifica della compatibilità caratteriale. E qui entriamo in tutto il mondo delle soft skills tra i collaboratori, con i colleghi di lavoro. Cos'è la compatibilità caratteriale? Cosa intendo con compatibilità caratteriale? Tutti quanti quegli aspetti che tante volte non vengono misurati, ma che ti fanno dire quella persona mi è antipatica. Quante volte vedo quando sono in azienda che ci sono delle problematiche di relazione tra le persone dovute semplicemente ad aspetti caratteriali. Persone bravissime che hanno le competenze giuste per ricoprire il ruolo che devono ricoprire, ma tra di loro fanno fatica a collaborare perché caratterialmente non si trovano. La verifica di questo tipo di capacità, di compatibilità, quindi deve essere fatta se vogliamo ottenere o avere buone probabilità di ottenere dei risultati positivi. Verifica della motivazione personale. Ne parlava anche prima il nostro presidente Gianmarco Biaggi. La motivazione è la benzina, è il carburante che fa andare avanti le aziende. Io dico sempre ai miei clienti che una delle attività principali che l'imprenditore dovrebbe fare è quella di lavorare sullo sviluppo della motivazione personale dei propri collaboratori. La motivazione personale è però anche una caratteristica della persona. Ci sono persone più motivate e persone meno motivate rispetto al lavoro che devono fare. Beh, se abbiamo la possibilità di sceglierne una più motivata, sarà più facilmente motivabile all'interno del nostro processo. Ultima caratteristica, verifica della capacità di farsi carico del lavoro da svolgere. Cosa significa capacità di farsi carico del lavoro da svolgere? Significa avere la responsabilità di quello che stai facendo. All'interno delle nostre aziende non dobbiamo avere l'archetipo del dipendente statale italiano, perché non funziona. Farsi carico del lavoro da svolgere significa cercare di capire cosa avviene dopo la nostra fase di lavoro, dopo che abbiamo fatto il nostro pezzettino di lavoro, e capire cos'è che avviene prima, capire qual è il senso, dove siamo collocati e del perché stiamo facendo queste determinate attività. Quindi, l'elenco che vi ho proposto è anche la successione logica che consiglio di seguire per analizzare le caratteristiche del nostro candidato. Mischiare questi sei passaggi potrebbe generare confusione e credo non ci sia bisogno di andare a specificare la ragione. Per prima cosa scegliamo la persona che abbia le capacità tecniche che ci servono, che condividi i nostri valori, che sappia lavorare in team. Poi verifichiamo la sua compatibilità caratteriale e il suo livello di motivazione e soprattutto la capacità di farsi carico del lavoro da svolgere. Se ci sono queste capacità, abbiamo trovato un ottimo collaboratore. Questa piccola scaletta, questo piccolo vademecum potrebbe essere una modalità nuova da utilizzare da parte degli imprenditori, delle PMI, per scegliere i loro collaboratori. Quindi lasciare da parte i curricula e queste cose qui che sono sempre di meno utilizzati perché uno racconta quello che vuole, ma seguire un approccio nuovo dove fai lavorare la persona e vedi effettivamente com'è. Contatti. Le persone interessate ad approfondire questi temi lo potranno fare all'interno del tavolo sviluppo competenze e risorse umane, contattandomi alla mia email, gianlucasardelli@aicim.it e al mio numero di telefonino. Grazie per l'attenzione. Adesso passo la parola a Mario Margotta,
che ci parlerà di tecnologie immersive per supportare la formazione. A te la parola, Mario. Grazie, grazie Gianluca. Mi date un feedback se mi sentite, adesso metto in condivisione la presentazione. Certo, certo, ti sentiamo. Fantastico. Voilà. Mi vedete? Sì, vai vai. Perfetto, ottimo. Allora, oggi parliamo di tecnologie immersive per supportare la formazione. Io sono Mario Margotta, Digital Project Manager e XR Consultant. Sono qui in rappresentazione di Vection Technologies, società multinazionale quotata alla Borsa Australiana, specializzata nello sviluppo di tecnologie di realtà virtuale aumentata, in generale di real-time 3D. Quando parliamo di realtà virtuale aumentata intendiamo tecnologie di visualizzazione che, nel caso della realtà virtuale, permettono di immergerci in scenari simulati con la possibilità di fare sostanzialmente qualsiasi simulazione, qualsiasi interazione vogliamo, mentre nel caso della realtà aumentata di aggiungere delle informazioni al contesto reale, siamo il nostro ufficio che ci circonda, con informazioni sia 2D che 3D. Questo piccolo cappello sempre per chiarire un attimino la differenza tra le tecnologie e andare poi più sintetici successivamente. Queste tecnologie sempre di più sono apprezzate da clienti e partner di diverso tipo, adesso ne avete visti un paio, e chiaramente lo sviluppo tecnologico ci consente una presenza globale. L'attenzione in particolare all'utilizzo strategico delle tecnologie in azienda sarà uno dei pilastri che andremo a vedere nella presentazione di oggi. In particolare questa presentazione tocca gli aspetti di design, l'operation, marketing e sales e after sales, simulando una media manifattura in azienda. Oggi ci concentriamo sul tema della agevolazione della formazione di una nuova persona quando arriva in azienda, quindi tutto il tema che riguarda il training e la prima accoglienza. Partiamo proprio dalla prima accoglienza con un video, quindi come si utilizza concretamente la realtà virtuale per far immergere la persona in quelle che sono le missioni, i valori, le attività che fa l'azienda. Questo è un video che ha realizzato di un'esperienza che ha utilizzato gli hotel Hilton. Lascio pochi minuti di visualizzazione. Adesso disattivo l'audio. In questo caso vediamo l'esperienza di virtual reality che è stata creata per immergere nuove persone all'interno dello scenario aziendale, all'interno della mission, con anche alcune attività propedeutiche alla prima accoglienza del personale, quindi si inizia a imparare quali sono le regole dell'azienda, quali sono le linee guida per, non so, il customer care, per esempio, è uno degli ambiti molto utilizzati. Chiaramente dall'altra parte c'è tutto un tema di formazione tecnica, operativa e di sicurezza che andremo a vedere nella seconda parte della presentazione. Quindi questo già oggi è uno scenario molto concreto di inserimento, di possibilità di accompagnare un nuovo strumento per l'inserimento di una nuova persona utilizzando le tecnologie XR. Passo alla parte successiva, quindi dal concetto di Hilton passiamo a un caso applicativo molto esteso che insieme a Volkswagen fa dell'utilizzo della realtà virtuale. In questi casi, quindi parliamo di Walmart e Volkswagen stessa, i due esempi più vasti di utilizzo della realtà virtuale per la formazione di nuovi dipendenti, tant'è che Walmart dal 2017 sperimenta in 31 centri di formazione più di 200 persone per la formazione, appunto la prima formazione di customer care, e il progetto di estensione riguarderà 140.000 dipendenti in tutto il mondo. Così come possiamo introdurre una persona alle attività che deve fare l'azienda, alla missione, ai valori, alle linee guida, alle best practice che l'azienda veicola, dall'altra parte si possono anche utilizzare queste tecnologie dando la possibilità di collegare due persone o più
nello stesso ambiente virtuale per fare delle riunioni a distanza. Quindi facciamo un esempio del arriva una persona nuova in azienda piuttosto che un collaboratore che è stato spostato di mansione. Ecco, questi strumenti c'è la possibilità di avere delle piattaforme di virtual reality che permettono di collegarle e fare tenere una presentazione dal sales manager a quelli che sono i sottoposti per andare a condividere dei dati, delle strategie, delle visioni in una modalità completamente nuova e molto più ingaggiante rispetto alla classica video call. E soprattutto molto più efficace. Andiamo a toccare adesso un tema di formazione operativa che è fondamentale perché tocca anche gli aspetti di centralizzazione del know-how che l'azienda ha all'interno di una repository strutturata che poi è condivisibile con le persone nuove piuttosto di chi viene su chi diciamo cambia reparto per velocizzare tutte quelle che sono le azioni di formazione. Questo lo si può fare sia in realtà virtuale con le modalità che avete visto prima che in realtà aumentata, quindi abbiamo un esempio in questo caso qui dove delle informazioni vengono appoggiate, chiamiamolo così, sulle componenti reali per dare delle istruzioni su come andare a montare o smontare un componente. Quindi anche qui di nuovo le tecnologie danno un supporto per andare a velocizzare, rendere più sicure e più efficaci delle attività di training, anche e soprattutto alle persone che fanno un primo ingresso in azienda, con una componente innovativa anche di maggiore engagement che non è assolutamente da sottovalutare. Formazione che chiaramente può essere fatta anche in modalità collaborativa, sempre con le logiche che dicevamo prima, quindi due o più persone si trovano nello stesso ambiente e sperimentano quelle che sono le condizioni di lavoro. Prima chiaramente magari di farsi male sul campo, quindi si ha tutto un tema anche di sicurezza, lo ripeto di nuovo, che è fondamentale. Uno dei casi più emblematici che ho seguito in prima persona è l'applicazione della tecnologia all'interno dell'azienda Mutti per il training di personale nuovo, quindi questo personale doveva essere formato alle operazioni di cambio formato sui macchinari. Qui abbiamo strutturato un progetto che consentiva e consente di dare delle istruzioni con l'occhiale di realtà aumentato, lo state vedendo nell'immagine qui sotto, e quindi le persone che utilizzavano questo strumento hanno avuto un impatto intanto fenomenale dal punto di vista dell'operatività pratica, quindi l'occhiale non ha inficiato nelle operazioni tradizionali, ma ha agevolato talmente tanto le operazioni di montaggio e smontaggio per una nuova persona che hanno ottenuto delle performance misurate molto molto interessanti, equiparabili a una persona esperta, se non addirittura in alcuni casi superiori. Stiamo parlando di una persona che non aveva mai lavorato su un impianto di quel tipo lì. Quindi anche qui di nuovo stiamo parlando di tecnologie molto concrete e applicabili già da oggi in contesto aziendale. Allo stesso modo, chiaramente l'avrete vista più spesso, abbiamo le dinamiche di remote assistance, quindi ho bisogno di una mano da un collega più esperto con le modalità di assistenza da remoto, sia che sia con lo smartphone, il tablet, piuttosto che con l'occhiale che avete visto prima, posso farmi supportare a distanza da una persona che non deve essere per forza lì di fianco a me. Chiudo velocemente con la tematica di sicurezza, l'abbiamo ripresa diverse volte prima, ne facciamo un focus adesso con due scenari in particolare, quindi per esempio abbiamo la possibilità con riproducendo intere stazioni piuttosto che qualsiasi tipo di environment, diciamo, ci troveremo e si troverà la persona ad affrontare. Dove si possono simulare dei quiz, dei questionari, delle situazioni dove anche sperimentare qual è il grado di rischio e quali sono i pericoli che saranno poi inseriti dentro. Ultimissimo tema è la parte di sistema di navigazione indoor, dove per esempio se soprattutto in grandi strutture, in grandi impianti, questi sistemi possono agevolare gli spostamenti, soprattutto delle persone che sono entrate da poco in azienda,
facendo arrivare subito all'obiettivo. Questo può essere utilizzato sia in ambito, tanto in ambito privato, ma quanto in ambito pubblico. Pensiamo per esempio agli ospedali. Io ho finito, vi ringrazio. Passo la palla, adesso stacco un attimo la condivisione, e passo alla palla a Rita Castellani. Buongiorno, mi sentite? Sì, perfetto. Rita, vai. Buongiorno, sono Rita Castellani e rappresento una piccola società di consulenza che opera nel settore delle organizzazioni positive. Faccio una premessa. L'obiettivo della mia presentazione è quello di mostrare come viene svolto il processo di inserimento di una nuova risorsa nelle organizzazioni positive. Quindi premetto un attimino, descrivo un attimino che cos'è un'organizzazione positiva. Un'organizzazione si definisce positiva quando lo scopo e l'obiettivo è il benessere e la felicità delle persone. Come diceva prima il nostro presidente Gianmarco Biagi, tutto ruota attorno alla persona e poi vengono le tecnologie, gli strumenti e quant'altro. Ebbene, l'organizzazione positiva fa proprio questo concetto e ha come obiettivo il benessere e la felicità delle persone, perché studi hanno dimostrato che un collaboratore lavorando in un ambiente in cui ha una sensazione di benessere è sicuramente più produttivo, porta questo benessere in contesti anche diversi dal luogo di lavoro, a casa, nelle sue frequentazioni sociali, e quindi contribuisce a realizzare un mondo migliore. Questo è un obiettivo di grosso livello che abbiamo. L'organizzazione positiva si fonda sulla condivisione di valori, come diceva prima Gianluca, valori che attengono più che altro alla sfera dei comportamenti, alla sfera personale più che alla sfera tecnica. Pone la persona e il suo benessere al centro, ha una struttura gerarchica piatta e i dipendenti partecipano al processo decisionale. Poi a seconda della complessità e della struttura dell'organizzazione possono organizzarsi anche in team più piccoli. Il CEO, la direzione, è il portatore di questi valori e ne è il garante, mentre i primi livelli hanno una funzione più che altro di coordinatori e moderatori, perché quando i processi decisionali all'interno dei team magari incontrano delle difficoltà, ci sono dei conflitti, questi vengono risolti dalle direzioni. Il processo di inserimento di un collaboratore in azienda si svolge attraverso queste fasi: analisi dei fabbisogni, preselezione shortlist dei candidati, la selezione del collaboratore e l'inserimento nell'organizzazione. Quindi sono fasi tradizionali, diciamo, che però vengono gestite, come vedremo, in un modo diverso. L'analisi dei fabbisogni, che è il primo di questa fase del processo di inserimento della persona in azienda, si pensa che sia scontata nelle organizzazioni, ma è tutt'altro che scontato, perché spesso si arriva all'ultimo momento a dover sostituire una persona che andrà via a breve e non si ha nemmeno il tempo di capire che competenze questa persona dovrà avere per poter sostituire in modo efficace la persona che se ne va. Quindi diciamo che è un processo principe e deve essere fatto con anticipo di almeno 1 o 2 anni rispetto alle dimissioni del ruolo che dovremo ricoprire. E questo è possibile attraverso tecniche di HR analytics, data mining, business analytics. L'HR, attraverso appunto l'analisi di database, riesce a individuare quelli che possono essere i collaboratori prossimi alla pensione, e questo è molto facile. Collaboratori che per svariate altre ragioni devono lasciare l'azienda nei prossimi anni, oppure attraverso tecniche di business analytics, attraverso lo studio di quella che è la pianificazione strategica dell'azienda, individuare quelle che saranno le nuove attività e quindi i nuovi ruoli da creare. Quindi questo è fondamentale anche perché selezione poi delle persone nelle organizzazioni positive si svolge soprattutto verificando i valori che la persona esprime e facendo un match di questi valori con riferimento ai valori dell'organizzazione, piuttosto che sulle competenze, come diceva Gianluca.
E il fatto di aver iniziato il processo di preselezione con largo anticipo rispetto all'esigenza di ricoprire il ruolo serve perché poi la persona che verrà inserita avrà tutto il tempo per poter acquisire le competenze tecniche dalla persona che se ne andrà. Quindi diciamo che la preselezione, la short list, viene eseguita sostanzialmente attraverso un match di valori. Le tecniche utilizzate sono sempre di più la ricerca e l'analisi incrociata su diversi social network. La persona che esprime determinati comportamenti su LinkedIn viene poi verificata magari su Facebook per vedere se i valori che esprime e che operano siano effettivamente quelli. Vengono utilizzate le chatbot aziendali, i blog, diciamo, le chat, per verificare la possibilità di individuare dei candidati interni o di verificare all'interno di database già esistenti. Viene utilizzata spesso uno strumento che è la gamification. Attraverso piattaforme di gioco messe a disposizione sui siti aziendali si invitano le persone a crearsi degli avatar e a cominciare a giocare. Ci sono poi dei recruiter che valutano i comportamenti di queste persone e decidono, verificano che queste persone abbiano i valori per poter poi essere selezionate, chiamate a fare la vera e propria selezione. E questo, ad esempio, è stato utilizzato molto spesso dalla catena di hotel Marriott, con questo gioco che si chiama My Marriott Hotel, che viene messo a disposizione sul sito aziendale. Una volta che abbiamo preselezionato e abbiamo questa short list, passiamo alla selezione del collaboratore. Come tutti i processi decisionali nelle organizzazioni positive, vengono eseguite dalla base, dai team, dai dipendenti. Quindi anche la selezione del collaboratore viene eseguita dal team di destinazione, cioè dal team in cui il collaboratore dovrà andare ad operare. HR diventa, come dicevamo prima, il coordinatore e il moderatore di questa fase e quindi interviene quando ci sono dei conflitti o ci sono delle criticità. Quindi la selezione del collaboratore è la fase di verifica che i valori dichiarati ed operati vengano effettivamente condivisi all'interno del team. E utilizzando degli strumenti, ad esempio dando la disponibilità di un periodo di accesso alla chatbot alle persone in shortlist, integrandole in azienda per un periodo di prova, organizzando esperienze extra lavorative, quindi momenti di svago condivise, viene fatta una valutazione finale che è sempre reciproca. Quindi il team esprime una valutazione del candidato, ma anche il candidato esprime una valutazione del team, perché queste informazioni saranno importantissime, sarà un feedback importantissimo per l'HR, per poi poter fare delle analisi di HR analytics in futuro. Sempre meno verranno utilizzati i canali tradizionali, quindi i colloqui one-to-one, il ricorso a agenzie di selezione esterne. Una volta selezionato il candidato, c'è l'inserimento nel team di destinazione, che anche questo è pianificato assolutamente ed eseguito dal team di inserimento. In questo caso c'è la figura del tutor nelle organizzazioni positive, che è un dipendente tra i colleghi che si rende disponibile, che non necessariamente fa parte del team di destinazione, ma che si rende disponibile per accompagnare il nuovo ingresso fino al termine del periodo di inserimento e formazione, un facilitatore, un po' un catalizzatore di quelle che sono le attività relative al piano di inserimento. Dato che l'organizzazione positiva fa fulcro, fa centro sulle persone, è importantissimo che quando arriva la nuova persona venga presentata a tutta l'azienda, ovviamente nelle modalità consentite dall'organizzazione e dalla complessità. Quindi si organizza un evento che può essere un evento pratico piuttosto che virtuale di benvenuto con tutta l'azienda, e anche questo è un concetto molto spesso sottovalutato, perché spesso ci si trova a lavorare con dei colleghi nuovi e nessuno viene a presentarceli. Viene dato immediatamente l'accesso alla chat al dipendente. E se la chat non lo prevede,
anche ad un applicativo per il monitoraggio della felicità, della soddisfazione, perché il KPI fondamentale dell'organizzazione positiva è la felicità del dipendente. Ancora prima dei financial si parte da quello, e poi abbiamo detto che se il dipendente è motivato a lavorare in un ambiente in cui c'è benessere, c'è felicità e quant'altro, i risultati, la produttività arriva, quindi anche ai financial. Quindi nella scorecard è un po' tutto ribaltato. Il tutor viene scelto dal candidato. All'interno della chatbot c'è una sezione in cui possono essere disponibili delle persone. C'è una condivisione reciproca del candidato, del team e del tutor, del piano di inserimento, piano di benessere, piano di formazione. È importante che ci sia fin da subito un piano di benessere. Cosa vuol dire? Il piano di inserimento è il piano in cui io prevedo una serie di incontri con le persone con cui la risorsa dovrà venire in contatto, anche esterne, fornitori, clienti. Il piano di formazione è il piano che prevede l'apprendimento da parte della persona di quelle competenze tecniche che abbiamo un po' sottovalutato nella fase di selezione, e anche questo può avvenire assolutamente attraverso lo strumento della gamification. Il piano di benessere sono interventi pianificati nel tempo per creare quello stato psicofisico di benessere che è fondamentale per creare un'organizzazione positiva e quindi anche quello stato di reciproca, diciamo, soddisfazione di cui parlava Gianluca. Alla fine di questo periodo di inserimento c'è l'investitura ufficiale, la celebrazione, la festa di investitura ufficiale di questo nuovo candidato, che si svolge un po' secondo le premesse dell'organizzazione dell'evento di benvenuto. Per cui vedete che tutto ruota assolutamente attorno alla persona e ai team, quindi sia il processo decisionale viene svolto dalle persone, sia gli elementi fondamentali per la selezione sono i valori delle persone. I riferimenti che ho citato sono tratti da questi libri che ho qua citato, la Bibbia delle organizzazioni positive, delle Teal Organization, è il libro di Frédéric Laloux, che vi consiglio di leggere. My Marriott Hotel, se volete fare riferimento a questo estratto, vi potrete divertire. La Happy Force Team è uno strumento che io uso e propongo ai miei clienti per il monitoraggio della felicità. E poi vi consiglio di andare a visitare il sito aziendale di un'eccellenza italiana, che è l'azienda Mondora in Valtellina, che sta applicando questi concetti da tempo. I miei contatti li trovate nell'ultima slide. E io ho finito e passo la parola al mio collega Mario Corsini. Grazie Rita, vediamo un po' se riusciamo a condividere lo schermo. Allora, intanto buonasera a tutti, chiedo conferma se mi sentite e vedete. Sì, ti sentiamo quanto. Mario, vai. Grazie. Pure. Faccio ringraziamenti a chi mi ha anticipato, a Gianluca, a Gianmarco, a Rita e a Mario per le bellissime scambi di informazioni, di idee e di... veramente di spunti. E chi sono io? Cosa faccio? Sono un consulente di manager, sono esperto nella creazione di vendite e retrovendita oltre 20 anni, mi occupo anche di formazione aziendale e affiancamento delle risorse umane all'interno delle aziende, e ho uno studio mio di consulenza e formazione. Io questa sera cercherò di dare alcuni spunti anche pratici, molto pragmatici come piace a me, su il concetto di come inizialmente affrontare un affiancamento, poi ho aggiunto anche lo sfiancamento e l'allontanamento, come gestire la cosa sostanzialmente. Chi mi ha preceduto ha già dato conoscenza a tutti quanti noi di strumenti che possiamo utilizzare, molto molto efficaci e anche molto molto pratici da vedere. Allora, io partirei parlando del discorso dell'affiancamento. A me piace immaginare una risorsa nuova che viene inserita all'interno di un'azienda dopo che ha passato un processo di selezione con un certo numero di colloqui, poi dopo dipende dalle procedure aziendali. Mi piace immaginarlo come un bimbo piccolo.
un bimbo piccolo che si affaccia a una realtà nuova che probabilmente non conosce o comunque conosce relativamente, e la cosa che deve fare, dico l'imprenditore o il tutor, ma il tutor ci arriviamo fra un attimo, è entrare nell'ottica che questo bimbo va trattato con una certa modalità. Mi spiego meglio. Fondamentale nel trattamento di questa persona che si affianca all'azienda è la scelta di chi? Del tutor. Della persona che si occuperà della crescita, dell'inserimento della nuova risorsa all'interno dell'azienda. Perché dico che è fondamentale? Perché quando tu, se chi che è collegato qua ha dei bimbi sa quanto è importante stare attenti ciò che queste creature comunque sia nel percorso di crescita e anche dopo, il peccato è che dopo quando siamo adulti ci stiamo un po' meno attenti a queste cose, a chi frequenta, a quali informazioni si prendono, dove si prendono e come ci si forgia. L'inserimento di una persona all'interno di un'azienda deve essere coordinato, io ho visto spesso, e dopo vi farò due esempi concreti, da una persona, un tutor, e dopo vedremo un po' anche che caratteristiche deve avere questa persona. È colui che si occupa della crescita di questo bambino, cioè sei un bambino, sei entrato all'interno della nostra azienda, io adesso ti illustro e cerco di trasferirti messaggi positivi o comunque sia costruttivi e di crescita in modo che tu ti renda una persona autonoma e, come ho detto anche prima, Rita, felice di essere qua tra di noi. Una delle prime cose da fare è la conoscenza delle procedure aziendali. Il nostro nuovo, chiamiamolo così, utente all'interno dell'azienda, il nostro nuovo bambino, deve venire subito a conoscenza di quelle che sono le procedure aziendali. È uno dei primi passi da fare. Se non si fa attenzione a questo, e quello che vi sto dicendo io, che vi dirò io stasera, non comporta per la piccola media impresa degli investimenti economici mastodontici. Molto spesso, da quello che ho visto io, data la mia esperienza, comporta l'attenzione nel fare queste cose. Dopo con gli esempi sono un po' più specifico. Se no avviene un altro processo dopo un po', se non sto attento a questo, avviene lo sfiancamento. Lo sfiancamento è quando la mia persona, dopo un po' che è in azienda, non ha più la motivazione, la volontà o l'entusiasmo che aveva all'inizio. Spesso questo succede quando non viene elogiato anche nelle piccole cose, anche nei piccoli miglioramenti. Ora, io vi faccio un esempio, mi occupo molto spesso di rete vendite. Questo quando parliamo di un commerciale nuovo che viene inserito all'interno di un'organizzazione, questo è fondamentale. È fondamentale fargli gli apprezzamenti anche dei piccoli risultati che ottiene all'inizio. La stessa cosa è all'interno dell'azienda. Anche se fa delle cose, seppur piccole, devono essere apprezzate. Faccio un esempio. Ho vissuto personalmente una situazione dove c'era una persona che veniva a lavorare sempre molto prima dell'orario di lavoro e non era dovuto, non ha mai ricevuto un apprezzamento per questo. Non c'è mai stato nessuno che abbia detto bravo, vedo che sei venuto qua prima, queste cose qua. Queste portano a un deperimento motivazionale della persona che poi dopo si sfibra, come dico io, si sfianca e non ha più la motivazione o la volontà che aveva all'inizio. Un altro aspetto che genera questo è non definire chiaramente i risultati che ci si attende. Spesso parli con i responsabili delle risorse umane, con i titolari dell'azienda, ma le persone hanno chiaro qual è il risultato che ci si attende da loro, perché molte volte questo viene dato per scontato oppure non è stato ribadito o non è stato aggiornato anche. L'allontanamento avviene, come qualcuno che mi ha preceduto ha già detto, quando la persona smette di essere allineato con i valori aziendali. Questo, guardate, che genera un ambiente non armonico e mette in condizione l'azienda e l'imprenditore molte volte di essere prigioniero. Così intendo. Io ho un cliente attualmente che è prigioniero di un dipendente dell'azienda. Perché dico che è prigioniero? Perché il dipendente dell'azienda ha delle capacità tecniche veramente elevate, gestisce un reparto all'interno dell'azienda, ma crea una disarmonia in azienda con un malcontento tra i colleghi che si è arrivati addirittura a colleghi che non si sono presentati a lavorare perché c'era questo tipo di situazione. Il titolare dell'azienda è in scacco di questa situazione. Perché?
perché ha comunque basato tutto quanto la crescita di questa persona su competenze tecniche e questa persona non si è mai allineata con i valori aziendali, quindi crea una disarmonia che è incredibile, con dei costi che molte volte non vengono presi in considerazione per l'imprenditore o per l'azienda stessa. Allora, vi faccio due esempi pratici concreti di quello che intendo. Faccio un esempio di una persona che la chiameremo Francesco. Francesco è un ragazzo che è stato selezionato, ha fatto un processo di selezione per un gruppo immobiliare in forte espansione. Questo gruppo immobiliare negli ultimi 2 mesi ha aperto 2 nuove filiali, quindi capite che non è una cosa comune. E insieme al fondatore del gruppo si stava decidendo dove, in quale ufficio mettere Francesco. Il titolare sosteneva di metterlo in un ufficio dove c'erano delle performance basse per risollevare l'ufficio. Abbiamo un po' analizzato la cosa, il mio punto di vista è stato no, io se fossi in te lo metterei da un'altra parte, lo metterei nell'ufficio dove fa le performance più alte, sempre per il principio del bambino piccolo, perché tu diventi chi frequenti. Quindi se io ti metto all'interno dell'azienda in un ufficio dove vi è un tutor che ha sposato da anni i valori aziendali, è leale, la parola lealtà è molto importante dal mio punto di vista quando si guardano le risorse umane, è leale ai valori aziendali e all'azienda, per forza di cose questa persona avrà dei KPI, delle performance elevate. E questo sta succedendo. Quindi attenzione anche a quello che dicevo prima, a dove va inserita la persona, in quale contesto e con chi si relaziona, che abitudini prende il mio bimbo piccolino. Il mio bimbo appena nato, appena inserito all'interno dell'azienda, che abitudini inizia a prendere? Questo è un dato che è fondamentale. Un altro caso è un caso di un'altra persona, la chiameremo Angela. Angela attualmente lavora da quasi due mesi in un'azienda e guardate le piccole cose che fanno la differenza, come dicevo prima. Ha fatto anche lei un percorso di selezione all'interno dell'azienda. E vi elenco alcune cose che sono successe che hanno stupito la persona, in questo caso Angela. Subito dopo la firma del contratto ad Angela è arrivata un mail di benvenuto che sembra una cosa scontata, che però lei lo ricorda ancora il giorno dopo della firma del contratto. Il primo giorno che cosa gli è stato fatto? Cosa hanno fatto? Il primo giorno ha fatto il giro di presentazione dei suoi 80 colleghi nella filiale in cui lei è stata assegnata, dove è stata presentata a tutti di persona e ha raccontato a tutti gli 80 colleghi un po' alla volta, questa è Angela, si occupa di questo, è una nuova persona, una nuova risorsa. Quindi un senso di accoglienza e di conoscenza da parte di tutti i colleghi della risorsa nuova inserita. Ha fatto le prime 2 mezze giornate in aula con il responsabile della sicurezza nella prima volta e con un altro responsabile delle risorse umane, dove con il manuale dove erano indicate le regole, le tempistiche, le abitudini dell'azienda, hanno studiato insieme tutto quello che è questo manuale di comportamento aziendale. Gli hanno fatto una foto, che è stata messa nella foto sua personale, nella divisione che lei si occupa nel sito dell'azienda. Gli è arrivata una mail aziendale ulteriore con il benvenuto ai nuovi che erano stati inseriti in tutta la struttura di questo grosso gruppo, dove, pensate le banalità, parlate con i millennials di quello che vi sto dicendo io, dove sono stati menzionati i compleanni della settimana. Ogni settimana arriva una mail con i compleanni che si festeggiano. Viene mandato una mail quando ci sono dei nuovi genitori, col nome e il cognome e il nome della nuova persona bimbo nato. Nel caso specifico a lei gli è arrivata anche subito una mail con un video, con il piano triennale, con un messaggio del piano triennale del presidente del gruppo. Capite che tutto questo genera un valore
per la persona che entra in azienda molto molto elevato. Il risultato è stato bellissimo perché parlando con Angela mi diceva che già dal secondo giorno diceva noi dell'azienda, noi, quindi orgogliosa di appartenere all'azienda con un senso di appartenenza veramente alto, e questo genera un meccanismo che vince Angela e vince anche tu come imprenditore, vince lei e vinci tu. Se tu riesci a mantenere questo tipo di legame, di motivazione e comunque sia di attenzione, parliamo di risorse umane, ma di attenzione alla persona, che è quello che le persone cercano, la persona darà anche di più di quello che tu ti aspetti. Tu lo devi riconoscere, devi essere attento a questo. Quello che ho elencato sono delle piccole cose che hanno degli impatti economici veramente banali, ma io sono un sostenitore che viviamo una crisi, ma sostanzialmente secondo me la crisi è nelle idee, perché questi sono piccoli spunti, piccole idee, qualcuno l'ha già detto anche prima di me, che comunque fanno una grossissima differenza in quello che sono i rapporti delle persone. Il meccanismo che viene creato quindi è vinci tu e vinci l'azienda. Io mi fermo qui perché il tempo è ultimato. Questi, se qualcuno ha piacere di approfondire le tematiche, sono i miei contatti, sono sempre a disposizione per una chiacchierata, un confronto, non c'è problema. Vi saluto e lascio la parola a Francesca Della Mora che conclude la serata. Buon proseguimento a tutti. Grazie, io vi condivido la mia presentazione. Ecco, presentazione dall'inizio. Ok, perfetto. Io mi chiamo Francesca Della Mora e sono Sales Manager di Alma Virtual Lab e sono qui a parlarvi dell'importanza della formazione sulle tecnologie abilitanti e la figura in principale dell'XR Manager. Allora, che cosa sono? Riepilogo molto brevemente perché già Mario Margotta ci ha parlato di quelle che sono le tecnologie abilitanti. Il termine XR è un termine che raggruppa tre tecnologie abilitanti, che sono la realtà virtuale, la realtà aumentata e la realtà mista. Questo concetto, come ci spiegava precedentemente, è usato per descrivere esperienze immersive mediate dalla tecnologia, nelle quali gli utenti creano nuove forme di realtà, trasferendo gli oggetti digitali dal mondo fisico o visualizzando oggetti fisici nel mondo digitale. In breve, la realtà virtuale isola l'utente dall'ambiente esterno, trasportandolo in una realtà parallela. È ideale, come ci spiegava prima, in tantissimi ambiti, dal design all'engineering, al manufacturing, alla maintenance, al marketing and sales, ma anche nel training. Per quanto riguarda invece la realtà aumentata, questa mescola il mondo reale, come dicevamo, con informazioni digitali avanzate. L'utente interagisce con l'ambiente reale attraverso smartphone, PC, tablet o anche uno stesso visore, e vede un mondo arricchito con determinate informazioni visive. Quindi potete immaginare come fare training in realtà aumentata permetta all'utente di apprendere e mettere in pratica quanto già si sa o quanto si vuole comprendere meglio e mettere in pratica anche questo in ambienti realistici. Per quanto invece riguarda la realtà mista, questa è una fusione tra un mondo fisico e un mondo digitale ed è il frutto dei progressi compiuti in questi anni nei settori della visione artificiale, dell'elaborazione grafica e della tecnologia di visualizzazione dei sistemi di input. La realtà mista permette ad esempio alle aziende di ricreare dei modelli di macchinari, per fare un esempio, all'interno del proprio ambiente lavorativo e poter lavorare su di essi attraverso una visione a 360 gradi, paragonandola ad esempio a quella dei competitor. Le tecnologie XR quindi sono fondamentali anche in ambito formativo. Molte aziende le utilizzano già per l'addestramento e la formazione del proprio personale. Queste possono fornire una risposta molto concreta per il miglioramento delle competenze e per potenziare la memorizzazione e la comprensione delle informazioni necessarie a svolgere un'attività molto complessa. Può rendere i percorsi formativi sicuramente più interessanti e coinvolgenti per l'utente e sono un supporto estremamente efficace per l'apprendimento di attività anche molto settoriali e specialistiche. Per quanto riguarda i vantaggi, sono molto in breve, possiamo dire che le tecnologie immersive offrono un'infinità di possibili applicazioni e di vantaggi in realtà.
La realtà virtuale può essere per esempio applicata in contesti collaborativi, come ci spiegava Mario precedentemente, rafforzando così il legame con lo stesso cliente, il fornitore o con anche altri dipendenti dell'organizzazione che ad esempio possono essere geograficamente lontani, distanti. Nel processo di onboarding, le tecnologie immersive consentono al neoassunto di familiarizzare con gli ambienti di lavoro anche prima di accedere allo stesso posto di lavoro nel mondo tangibile, appunto attraverso i visori. Questo si rileva particolarmente utile, per esempio, anche per evitare infortuni nei casi in cui l'ambiente lavorativo comporti dei rischi elevati per la sicurezza. Sicuramente altri vantaggi è il fornire queste modalità e mettere in contatto dipendenti, fornitori e clienti anche geograficamente lontani. Risolve sicuramente il problema della carenza delle competenze e in particolar modo questa viene inserita quando non c'è una persona nuova in azienda. Come diceva Gianmarco all'inizio della presentazione, la diffusione del 5G e a causa anche della pandemia che ci ha tutti coinvolti, questo ha dato via una vera e propria rivoluzione industriale globale in tutto il mondo e per la prima volta nella storia dell'umanità. Le tecnologie XR sono entrate in via definitiva nella vita di tutti noi, nelle nostre professioni, cambiando radicalmente anche a volte le nostre abitudini. Questo tipo di innovazione è del tutto trasversale perché può essere applicata a tutti i processi aziendali, dalla vendita alla produzione, alla manutenzione, alla formazione stessa. Si possono dunque pensare a nuovi scenari e allo stesso tempo creare nuove figure professionali, soprattutto nel mondo del B2B. Tutti i processi aziendali saranno soggetti all'inizio all'utilizzo di queste tecnologie sia nella filiera interna sia in quella esterna. Trattandosi di tecnologie relativamente nuove, qualunque organizzazione che voglia adottare con successo queste tecnologie deve necessariamente prima progettare un percorso di esplorazione ed apprendimento con l'obiettivo di acquisire le competenze necessarie per poter applicare in maniera efficace queste tecnologie XR e massimizzare il ritorno dell'investimento stesso. Parliamo dunque di questa figura, l'XR Manager. L'introduzione delle nuove tecnologie XR all'interno delle aziende richiede la formazione di una nuova figura professionale. L'XR Manager avrà dunque il compito di capire dal punto di vista strategico come le nuove tecnologie possano generare valore all'interno dell'azienda stessa. Quindi la sua formazione dovrà essere indirizzata ad acquisire competenze sia tecniche sia gestionali. Come accade per l'introduzione di qualsiasi innovazione tecnologica e organizzativa, bisogna progettare il percorso di cambiamento e individuare e formare una figura che possa guidare e supportare le altre persone in tutto il percorso di introduzione delle tecnologie XR. Alma Virtual Lab, a cui rappresento l'occasione, nasce quindi per essere partner di università, di centri di formazione, aziende, liberi professionisti che vogliano progettare percorsi formativi in grado di sviluppare le competenze in qualsiasi ambito e a qualsiasi livello, con l'utilizzo delle tecnologie immersive. Tra i nostri obiettivi c'è quello di formare la figura dell'XR Manager all'interno delle aziende. Gli XR Manager potranno dunque essere professionisti, consulenti, dipendenti, manager attivi in azienda o anche in cerca di collocamento, ma con una formazione in linea con le aspettative dell'azienda. Alma Virtual Lab. Il progetto di Alma Virtual Lab nasce dall'integrazione delle esperienze del nostro centro di formazione interdisciplinare, Alma Studios, specializzato in corsi di danza, fitness, musica, teatro e lingue straniere, e delle competenze del nostro partner tecnologico che è Vection Technologies, che da anni sviluppa soluzioni di realtà virtuale, realtà mista, realtà aumentata per aziende di diversi settori, al fine di facilitare lo sviluppo di nuovi prodotti e processi in ambito marketing, sales e operation. L'obiettivo di Alma Virtual Lab, da noi usato un acronimo come AVL, va oltre lo sviluppo di software e piattaforme tecnologiche e affianca la tecnologia all'apprendimento delle persone. Infatti il nostro motto rimane quello di Alma Studios, e cioè quando impari qualcosa di nuovo, diventi qualcosa di nuovo. Facendo un piccolo passo indietro, tornando a quelle che devono essere le competenze dell'XR Manager, sicuramente deve avere conoscenze sull'utilizzo delle tecnologie XR di cui abbiamo appena adesso parlato, deve avere conoscenze dei processi macro della propria azienda o quelli di una generica manifatturiera a livello complesso,
sapere dove e come applicare le tecnologie XR per efficientare e migliorare le performance aziendali in base ai processi e sistemi presenti in azienda, avere competenze nell'applicazione delle tecnologie con un ruolo anche di project manager e infine anche competenze su temi di industria 4.0, sul credito d'imposta, sulla formazione finanziata e tutte le modalità presenti e previste dalle attuali normative per ridurre il tempo del ritorno all'investimento. Alma Virtual Lab formerà dunque gli XR manager sotto diversi aspetti e si dovranno acquisire diverse conoscenze e competenze, quindi non solo tecniche. Come inserire l'XR manager appunto nei processi di formazione? Le aziende che introdurranno la figura dell'XR manager anche nell'ambito della formazione saranno sicuramente saranno più capaci di attrarre nuovi talenti perché saranno in grado di formare più velocemente il proprio personale e assicurare un'adeguata competenza grazie all'utilizzo delle tecnologie di cui abbiamo appena parlato. In particolar modo, ad esempio, la realtà aumentata permetterà sempre di più ai lavoratori di svolgere in maniera efficace ed efficiente le operazioni più complesse e colmare eventuali gap di competenza quando sono nella fase di onboarding, quindi di inserimento. Un processo di onboarding aziendale che si avvalga delle ultime tecnologie è il perfetto biglietto da visita di un'azienda al passo coi tempi. L'applicazione delle tecnologie XR per la formazione dei neoassunti può ridurre drasticamente il tempo necessario al processo di onboarding, che potrebbe aver luogo molto prima del primo giorno di lavoro, anche con tour virtuali, come ci spiegava Mario precedentemente, così che le persone siano preparate e a loro agio fin da subito. Si tratta quindi di una grandissima opportunità per le aziende e per la funzione anche di HR di creare le condizioni per avere più persone motivate, informate e consapevoli della cultura aziendale. I nuovi strumenti digitali della formazione, ne ho inseriti giusto qualche esempio, sicuramente dei test di valutazione in realtà virtuale, come dicevamo prima il training, quindi la formazione in realtà aumentata, e anche l'inserimento di avatar interattivi. Gli avatar sono personaggi animati che possono aiutare a personalizzare il percorso di formazione agendo da tutor, come si definivano prima, coach, per offrire supporto ai discenti. La grande sfida per chi si occupa di formazione è quella di contribuire al processo di digitalizzazione delle imprese, introducendo quindi nuovi strumenti tecnologici in grado di coinvolgere maggiormente le persone e farle apprendere in maniera sempre più interattiva, dinamica, divertente e in questo caso anche immersiva. Uno degli strumenti digitali maggiormente efficaci perché utilizzano questo tipo di modalità è proprio quello, quest'ultimo indicato, quindi quello degli avatar interattivi. I neoassunti o le persone in formazione possono personalizzare l'aspetto del loro avatar e persino le impostazioni della lingua per creare un personaggio unico che possono utilizzare per interagire con i loro colleghi e con i loro docenti. Concludo appunto dicendo che l'obiettivo di Alma Virtual Lab è quello di facilitare l'apprendimento ed il lavoro delle persone attraverso l'utilizzo delle tecnologie XR e resta il nostro motto che quando impari qualcosa di nuovo diventi qualcosa di nuovo. Ripasso di nuovo la presentazione a Gianluca Sardelli. Allora, io dovrei lasciare spazio alle domande, ma visto che sulla chat domande non ne sono arrivate, do la parola al nostro presidente Gianmarco Biaggi per la chiusura dei lavori. Gianmarco, dovresti accendere l'audio. Ecco, scusate. Intanto grazie a tutti, vi lascio veramente in pochi secondi, ottimi interventi giusto per tirare le fila. Quindi abbiamo visto come applicare alcune attenzioni, quindi gli interventi, devo dire, sono stati molto belli e stimolanti, molto utili fondamentalmente. Ecco, come piace a noi AICIM, no? Essere molto utili. Quindi abbiamo fatto riferimento a delle modalità operative semplici, a suggerimenti molto interessanti, all'empowerment, quello che si spiegava, una volta si chiamava empowerment. Ovviamente non abbiamo potuto esimerci dal fare riferimento alla digitalizzazione rispetto a questo tema. Digitalizzazione che è un grande tema, è un tema fondamentale, non più rinviabile, non sia Mario che Francesca ci hanno spiegato come farlo in maniera semplice, abbiamo parlato di nuove figure professionali. Il Recovery Fund sta arrivando, abbiamo un governo che credo abbia la capacità di calare a terra tutta una serie di cose, chi avrà l'opportunità di avere tutti questi benefici e chi applica la digitalizzazione, che non significa
usare un CRM, un ERP o un CAD, significa usare le tecnologie abilitanti che vanno sopra a questi ragionamenti, sopra alle tecnologie esistenti. Per fare che cosa? Per creare dei processi di valorizzazione delle risorse umane, di digitalizzazione e di rendere l'azienda sempre più competitiva. Chi non lo fa non è un problema di non avere i soldi al recovery fund, perderà competitività, perché i nostri colleghi europei o il vicino di casa lo farà grazie appunto a anche allo stimolo dato da... Ci sarà una fortissima pressione appunto verso la digitalizzazione. Anche in questo caso, credo oggi egregiamente, quindi grazie Gianluca e grazie a tutti, abbiamo dimostrato come fare le cose, come poter applicare concetti complessi, complicati, che hanno a che fare con la materia umana, con l'inserimento in azienda, con la soddisfazione del dipendente per poter e del collaboratore al fine di poterlo utilizzare al meglio e perché lui possa dare il proprio contributo e lasciare un segno all'interno dell'azienda, anche grazie alle nuove tecnologie. Tutto questo entra a far parte del piano industriale, cioè un'azienda deve darsi nel proprio piano industriale questi obiettivi al fine di raggiungere gli obiettivi più alti ancora, che sono quello appunto del benessere e lo sviluppo dell'azienda, nel nostro modello di riferimento. Quindi vi lascio, vi ringrazio, vi do appuntamento, seguiteci sul sito come sempre, il materiale lo trovate assolutamente sul nostro sito internet già nei prossimi giorni. Grazie ai relatori, grazie a Gianluca e arrivederci a presto.